configurazione N8, stacchiamo l'alimentazione 12 volt, si accenderanno i LED, l'illuminazione reale, alcuni sono infrarossi, altri illuminazione reale. System starting up. Sistema inizializzato. Wait to be configured. Aspetta la configurazione, si va in ICC, si aggiunge la telecamera con il più in alto a destra, si fa aggiungi il dispositivo al Wi-Fi, attenzione, deve essere a 2,4 GHz e non 5, va disabilitato nel router nel caso in cui ci fossero dei problemi, si fa passo successivo, inserire la password del router, premere ok, si inserisce la password del router, conferma, ok, richiede di staccare i dati 4G, stacchiamoli, conferma. Collegamento, prego attendere. Connecting, please wait. La telecamera ha già ricevuto la configurazione da parte del telefono e si sta connettendo al router. Questo potrebbe richiedere a volte anche 30-40 secondi, dipende dalla distanza del router, consigliabile farlo ad una distanza breve. Si inserisce una password a scelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, controlliamo. Venuto 2 volte 4, 2, 3, 4, 5, di nuovo 1, 2, sotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perfetto, confermo, confermo, seleziono il dispositivo dove voglio che sia configurato con un nome personalizzato, mi dice che non c'è l'SD card, ma a noi non interessa in questo momento, passaggio successivo, dice che non registrerà nell'SD card, chiede se vogliamo l'abilitazione dei comandi push, fatto, niente push, lo confermiamo e la telecamera è stata aggiunta come ultimo dispositivo chiamato Living Room.